fare reel senza doverci per forza mettere la faccia. Lungi da me il dirvi di non metterci la faccia, soprattutto per i personal brand è fondamentale farsi vedere, ma può anche capitare che non vi sentiate ancora pronti, che dobbiate ancora prendere confidenza con la videocamera, o semplicemente nel giorno della registrazione non vi sentite al top della forma per apparire in video. Può capitare. Eccomi quindi qui con ben 7 idee per poter creare reel efficaci senza doverci mettere la faccia. E scommetto che almeno una di queste non l'avevi mai considerata ancora. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica Mentafragola, per chi non mi conosce ancora, su questo canale puoi trovare qualsiasi cosa ti serva per crescere su Instagram, tra guide e tutorial efficaci. Oggi, come preannunciato, vedremo 7 tipologie di reel efficaci ma senza metterci la faccia. Ma prima di proseguire voglio ricordarti che qui sotto in descrizione trovi il link per il mio mini corso strategico Really Reels, un mini corso che ho lanciato una settimana fa e che ha avuto un enorme successo. Insomma, volevo ricordarti di non perderlo. Ma bando alle ciance, cominciamo subito con i nostri reel senza faccia. Partiamo col botto con le animazioni di Canva. Strumento estremamente sottovalutato, ma molto molto utile per fare reel. Già perché su Canva potete creare delle piccolissime animazioni in maniera molto molto semplice. E attraverso queste animazioni molto semplici puoi portare il tuo contenuto in maniera molto più efficace alle persone. Poiché un contenuto lievemente animato è sicuramente meglio di un contenuto statico. Un esempio chiaro è questo mio reel, che con mio grande sgomento performo bene anche su TikTok. Sapete quanto io sia una schiappa su TikTok? Ve lo faccio vedere. L'unico segreto per contenuti sempre di successo. Le persone che vuoi raggiungere con i tuoi contenuti sanno molto bene cosa vogliono, ma non sanno affatto di cosa hanno bisogno. Se tu continui a parlargli di ciò di cui hanno bisogno e loro continuano a pensare solamente a cosa vogliono, il tuo contenuto non li raggiungerà mai. Se tu invece parti da ciò che vogliono per fargli capire ciò di cui hanno bisogno, il tuo contenuto sarà utile per loro. Il tuo contenuto dovrà essere il ponte tra ciò che vogliono e ciò di cui non sanno di avere bisogno. Come ho creato queste semplici animazioni su Canva? Ho creato le mie slide e ho scelto delle animazioni all'interno della libreria delle animazioni di Canva. Dopodiché ho semplicemente registrato la mia voce come voice over sopra il video per spiegare quello di cui stavo trattando all'interno delle animazioni. E il gioco è stato fatto. La seconda tipologia di reel senza faccia è quella di utilizzare delle slide. Questa è una tipologia di reel che io non ho ancora testato per me, ma che di fatto non è altro che un semplice downgrade delle animazioni su Canva. Infatti qui dobbiamo semplicemente creare le nostre slide e farle scorrere all'interno del reel con la nostra voce che spiega, oppure con una musica in sottofondo, oppure entrambe. Vi consiglio vivamente di tenere una voce narrante e una musica in sottofondo, perché in questo modo il reel può risultare più efficace, dato che le slide comunque sono statiche e quindi potrebbero annoiare le persone. Insomma, in questo reel mettiamo in movimento le slide, quelle che potrebbero essere di un carosello. È un ottimo modo anche per magari riciclare contenuti già fatti. La terza tipologia di reel senza faccia è quella della scrittura. Questo non l'avevo ancora mai utilizzato fino a un paio di giorni fa, ma era una tipologia di reel, in realtà una tipologia di video che era molto molto in voga su TikTok fino a qualche mese fa e andava molto molto bene. Ho voluto riportarla alla luce. Questa tipologia di reel consiste semplicemente nel posizionare una videocamera sopra un tavolino in modalità flat lay, quindi perpendicolare al tavolino stesso, e scrivere alcuni appunti rispetto a quello di cui stiamo parlando, quello di cui vogliamo parlare, in maniera molto schematizzata. Possono essere passaggi da seguire, tool consigliati o delle semplici spiegazioni rispetto a delle tematiche. Insomma, quello che volete dire lo dite direttamente a parole all'interno del vostro foglio bianco, scrivendo semplicemente, e poi registrando la vostra voce narrante sopra al video, quindi in modalità voiceover, come nelle slide e come nelle animazioni di Canva. La quarta tipologia invece è la modalità meme. Questa è una tipologia di video che su Instagram forse non vedo molto spesso, ma perché non utilizzarla? Io ne avevo fatto uno qualche mese fa quando avevo appena iniziato con i reel, anch'io non mi sentivo molto a mio agio nel fare reel, quindi avevo optato per questa tipologia. Rispetto a quelli che erano i miei numeri non era andato troppo male, non era andato neanche estremamente bene, però può essere una tipologia efficace se ben utilizzata. La tipologia consiste semplicemente nell'utilizzare uno spezzone di video
video preesistente e memizzarlo, quindi decontestualizzando il video stesso e trasportandolo nella nostra realtà. Vediamo il mio esempio. Potete credermi, quando sono entrata in contatto con lui ho percepito qualcosa. Per qualche secondo siamo stati uniti da un legame psichico e lui mi ha parlato. Qui in questo caso avevo decontestualizzato le Wings, avevo fatto in modo che sembrasse che Bloom stesse parlando dell'assistenza di Instagram. In realtà potremmo dire che questa tipologia è la semplificazione del semplice lip sync, dove piuttosto che essere noi a far finta di dire le parole che sono nell'audio di sottofondo, mettiamo direttamente il video con l'audio in sottofondo. Fine. La nostra quinta tipologia di reel è il tutorial. Consiste semplicemente nello spiegare alle persone alcuni passaggi da fare per raggiungere un determinato risultato. Un po' come avevamo fatto nel reel con le scritte, ma qui facciamo fattivamente vedere i passaggi. Io per esempio mostro molto spesso i passaggi da fare per arrivare a delle soluzioni per dei problemi magari di Instagram, dei miei follower. Ma i tutorial non sono solamente quelli, non sono solo quelli in cui possiamo registrare lo schermo. Possono essere anche tutorial su come fare la pizza, quindi mi metto lì a fare la pizza, faccio vedere le mie mani nel mentre che impastano e fanno tutti i passaggi per arrivare alla pizza finale. Oppure tutorial su come viene creato un prodotto, oppure un tutorial su come fare dei pacchetti in maniera speciale e così via. In ogni caso non dovrete mai riprendervi in faccia, quindi potete stare tranquilli su questo. Fate semplicemente vedere i passaggi con le mani, qualsiasi sia il vostro settore, fate vedere quello che fate. È chiaro che ci sono settori in cui questo non è possibile, però insomma cercate voi di capire quello che potete fare con questa modalità di video. La sesta tipologia di reel è quella con le foto. Non mi dilungherò tanto su questo, anche perché in realtà ho già creato un tutorial vero e proprio per fare questa tipologia di reel. Ve lo lascio qui sopra. Si tratta di una tipologia di reel molto semplice da creare, ma che va fatta con un pochino di garbo. Cioè, nel senso, le foto devono comunque sia apparire a tempo con la musica. Questa è l'unica difficoltà. Ma per poterlo fare, andate a vedere il mio tutorial per i reel con le foto e sicuramente avrete chiarezza di come fare i reel con le foto. Questa tipologia di reel comunque non presuppone solamente la creazione di reel con le sole foto, ma possono essere anche dei mix tra video e foto, oppure semplicemente video alternati all'interno del video stesso. La settima tipologia di reel è dedicata esclusivamente a chi crea dei prodotti. L'idea è quella di mostrare direttamente i nostri prodotti, belli pronti e finiti, alle persone che ci seguono. Ma qui non possiamo limitarci a far vedere semplicemente i nostri prodotti così come sono, perché i prodotti che vendiamo sono statici di per sé, quindi dobbiamo dare tantissimi spazio alle transizioni in questo caso. Grazie alle transizioni, infatti, i nostri prodotti diventano dinamici e questo cattura maggiormente l'attenzione delle persone, perché porta nelle persone quella sensazione di meraviglia. Ho creato per voi un esempio, dato che io non vendo prodotti fisici, mi era difficile trovarvi un esempio tra i miei reel e ve ne ho creato uno. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Ovviamente se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like di incoraggiamento, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche, così non perderete i prossimi contenuti. Naturalmente non dimenticate di iscrivervi anche alla mia pagina Instagram, questa qui, dove sono sempre felicissima di entrare in contatto con voi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!